Adesso apro una discussione, potete Aggiungo un discutere aneddoto tutto quello che volete. che c'è nel libro. Questa vita finalizzata da pulsioni profonde che hanno dato coerenza e permesso a un individuo di costruire la sua vita, nell'improvvisarla, inventarla attraverso gli eventi che accadono. Ma in realtà, se voi aveste letto il libro, a un certo punto lui racconta di Mazzingara, proprio Torino. L'ho letto. Che gli regge la mano, avrai una vita lunga, piena di problemi, e otterrai successo tardi nella vita. Quindi in realtà questa costruzione rivoluzionaria è già scritta nel destino? Questa è la domanda. Vabbè, il problema è quanto è in potere di un individuo o di una collettività di poter agire davvero nel mondo. Quello che oggi i sociologi chiamerebbero agentività. Quanto no, dipende dall'individuo, quanto dipende dalla collettività, quanto invece sono gli eventi che ti trascinano. Questo era il tema che... E a me piacerebbe rilanciare ulteriormente rispetto a quello che diceva Renato sull'agire del nostro operato quotidiano e quanto quell'agito, per essere realmente incisivo nella realtà, deve discostarsi dall'armonia che purtroppo ogni tanto ci culla come una bella favola. Non lo so, io sono nato nel 72, ho qualche ricordo della Torino degli anni 70 e poi anche dopo. In realtà per me quello che è stato l'antagonismo io non l'ho vissuto. Sicuramente da un punto di vista politico e culturale era una cosa che ho sentito vicino, che ho sentito sempre molto forte, che ho studiato in una maniera molto personale. Ma quanto questo discostarsi dall'armonia all'epoca era una cosa condivisa e di conseguenza vissuta anche, non mi piace dire cioè più facilmente, perché si era in tanti, ci si confrontava, ci si supportava. Immagino che sia stato molto complicato per te entrare in clandestinità sul territorio italiano, poi trasferirti da altra parte del mondo, e poi come questa cosa, ancora in clandestinità in realtà, giusto? Ti ha portato poi a Parigi e poi ti ha portato però anche a Stoccolma, no? Nel senso che poi Stoccolma può essere stato anche una cosa così incredibile che sia successa e che ha premiato il tuo lavoro e la tua abnegazione nei confronti della ricerca. Allora, quanto discostarsi dall'armonia è l'unica modalità per riuscire poi effettivamente a mettere in pratica questa cosa? E questo è un po' un tema che secondo me può essere interessante nel capire se effettivamente possono essere solo personaggi così diversi che anche si staccano da quelle che sono state le esperienze del movimento e fanno effettivamente qualche cosa che, oltre a tutto quello che è stata la storia del movimento, riescono poi anche a incidere quotidianamente. Io ho tanti pazienti HIV positivi in ambulatorio e sono persone che stanno benissimo, benissimo, possono procreare, possono fare tutto quello che vogliono, fare tutta la loro vita assolutamente normale, se vogliamo chiamarla grazie così, grazie alla ricerca, certo, assolutamente. E quanto però adesso, in questo momento che non esiste più una collettività, quanto questa cosa è possibile? Lui ha parlato di ingiustizia. Ecco, forse la nostra ingiustizia in questo momento, che è la cosa che è il mio pane quotidiano, il disagio, nel senso il tossicodipendente, il detenuto, cioè sono tutte persone che vivono in una situazione nel 2024 inaccettabile. Quindi quello che io mi piacerebbe sentire dai più giovani, cioè veramente bisogna discostarsi da questa armonia perché non esiste più una collettività? Punto di domanda. Cioè voi sentite una collettività? Lui parlava di una collettività diversa. Ok, noi probabilmente ci sogniamo, abbiamo solo annusato in determinate esperienze di antagonismo. Tu dici bene, oggi è difficile trovare questa cosa qui. È una comunità diversa quella che serve, perché è legata da legami che non sono quelli contrattuali del lavoro, è legata da un sentire comune, da un sentimento comune che può essere un sentimento di possibilità
un sentimento di legami prima ancora che la identità ideologica, e struttura secondo me un legame tra le persone diverso. Io nella mia esperienza penso di aver avuto delle esperienze di vita, di aver avuto delle piccole percezioni di questa cosa in Italia, perché sono stato un militante di gruppi antagonisti molto radicali, molto organizzati, anche percepiti dall'ambiente giocanzi come molto organizzati, molto militanti, ed effettivamente si creano dei legami che, anche se non ti parli, anche se non sei veramente, cioè se non sei amico, nel senso che ti trovi magari a divertirti assieme, però è un legame quasi familiare, come dire, e legato da un'aderenza impalpabile a qualche cosa. Un livello ancora diverso, in realtà probabilmente molto più adeguato al confronto, quello che ha avuto in Kurdistan, perché lì c'è un partito rivoluzionario considerato terrorista in tutto, quasi tutto il mondo, i cui militanti nella loro terra d'origine sono clandestini, e lì veramente hanno anche la percezione di stare lottando per qualcosa che è verosimilmente possibile, e muoiono, perdono la vita, sono disposti a giocarsi tutto, non hanno effettivamente una vita dove non hanno nient'altro che la lotta, nient'altro che il progetto politico, ma proprio nel vero senso della parola. Io penso che da noi questa cosa, gli sviluppi degli ultimi anni siano riusciti, degli ultimi 50 anni, sono riusciti a rinchiuderci nell'individualità, ricostruirla è un lavoro. È un lavoro lungo, che vuol dire anche ricostruire comunità, legami sociali. Quella parte che hai letto all'inizio, quello sul progetto, sugli le persone che non sono militanti, sono individui che fanno i loro progetti, vivono. In alcune fasi io mi sono trovato a sentirmi solo per questo, individui. Noi siamo tutti un po' individui in un mondo che non, nel nostro mondo, che la possibilità della trasformazione non la vede più, non la conosce più, la rifiuta. La fine delle ideologie, la fine della storia, la fine delle ideologie, che sono pure finzioni, ovviamente, non è la verità. Però quello che noi viviamo qua nella nostra società è un po' quello. Questo è cosa che mi ha colpito, cioè questa grande passione, questa grande passionalità, questo grande entusiasmo soggettivo, individuale, che però nelle varie forme riesce a trovare un quadro, che può essere nella forma di un'organizzazione, che può essere nella forma di una collettività, legata anche magari all'urgenza del momento storico. E in questo senso appunto volevo chiedere, anche a livello soggettivo, come si sia come viene vissuta questo appunto voler rompere l'armonia, magari come si è detto, però trovare, comprenderlo, magari proprio comprenderlo razionalmente, oppure intuirlo, oppure trovarci dentro a un qualcosa di più ampio che sta rompendo quell'armonia, che quindi può essere... adesso non so se possa centrare appunto con l'esempio del Kurdistan, quindi con l'idea proprio in quel caso di un movimento organizzato, con un partito, delle azioni, di una militanza che chiede anche un costo molto alto, oppure appunto magari negli anni 70 con tutte quelle grandissime esperienze che vanno dai movimenti studenteschi, i movimenti operai, le autonomie, però appunto come si riesce, come lo si vive sulla propria pelle, nella propria psiche, e poi come si riesce anche a incanalare in qualcosa che ci sta già avvenendo, dare quella forma lì alla propria passionalità, al proprio entusiasmo, e non fare quella cosa che può capitare, che magari la senti e però appunto diventa difficile. Sappiamo, no, che se rimane l'individuo, appunto, che rimane nella dimensione di individuo, che cerca anche di rompere quell'armonia, fa ben poco. Quindi come trovarci dentro, o anche poi dopo passando alla ricerca scientifica, alla ricerca medica, però appunto trovare una cosa che è apparentemente completamente diversa e che però di nuovo, andando a lavorare sul cancro, andando a lavorare sull'HIV, sull'AIDS, una cosa di un'urgenza e di una rilevanza enorme. Come si riesce a trovare quella strada? Beh, negli anni 70 era molto facile, è stato detto, cioè nel senso che nel momento in cui le stesse esigenze erano provate da migliaia e migliaia di persone, era chiaramente più facile riunire le proprie forze, vivere insieme
quello che dicevo, il progetto, oggi evidentemente non è più la stessa situazione, è stato ricordato. In realtà non si tratta neanche di rompere l'armonia, perché l'armonia non c'è, chiaramente. Non si tratta neanche di fare delle avventure, diciamo, personali, di rottura. Si tratta di ritrovare al di fuori delle ideologie dei terreni comuni di interesse, di vita, e questo in questi anni è stato trovato in movimenti effimeri. Si citano sempre gli stessi perché non ce ne sono molti, ma sono importanti: Occupy Wall Street, il movimento M15 spagnolo, le primavere arabe e l'ultimo i Gilets Jaunes, cioè della gente che si mette insieme non perché c'è il partito, si mette insieme perché hanno delle esigenze comuni, hanno le primavere arabe, era liberarsi dai tiranni, dalle oppressioni, i Gilets Jaunes sono partiti da una rivendicazione banalissima come l'aumento del costo della benzina, per arrivare a quella che a mio parere è stata, nella sua parte migliore, un tentativo, una critica della democrazia parlamentare e una ricerca della democrazia diretta, che secondo me è, a mio parere, un obiettivo e nel futuro. Il sistema di partiti è un sistema moribondo, direi anche defunto, ma boh, moribondo perché ci sono ancora, e la gente non sa come esprimersi. Noi dell'autonomia non siamo riusciti a trovare la forma per far esprimere la volontà della gente e organizzarla in una rivoluzione, ma questo è il grande, se a mio parere, obiettivo dei prossimi anni, quello di riuscire a trovare delle comunità che hanno degli interessi comuni e con queste comunità costruire delle esperienze di democrazia diretta. Sono effimere, ma ognuno ha lasciato comunque delle tracce. Beh, abbiamo lasciato anche noi qualche traccia, voglio dire. Ecco, penso che questa è la mia risposta. Ma in realtà la tua domanda, come si fa a avere la passione rivoluzionaria e inquadrarla in qualcosa che serve? Far sì che abbia impatto. Io, come l'ho fatto, il Movimento 67 è la cosa che mi ha trasportato. Ho trasportato e mi ha trasportato, non c'è problema. Più tardi ho cercato di sviluppare le cose che io avrei voluto fare, quindi di realizzare me stesso, e ho cercato le direzioni in cui potessero avere una certa utilità sociale. E boh, ci sono riuscito, ma credo che qua tutti possono riuscirci. Bisogna comunque avere anche fiducia in se stessi, questo è sicuro. Sì, questo è sicuro.